Salve a tutti gli amici cooperiani e bentornati in questo nuovissimo video di Tarkov. Per chi ogni tanto magari vede quello che pubblico nella community tab, sa che inizierò con le live dalle 14 in poi. Quindi mi troverete tutti i giorni dalle 14 in poi in live, insomma, fino a che non mi stanco o altro da fare. E in più inizierò, o almeno proverò, a portare Tarkov in maniera un po' più fissa, perché mi è venuta in mente di fare questa non so come chiamarla, se tipo serie, una roba del genere. Però voglio proprio iniziare a fare questi tipi di video che si chiamano l'anima di Tarkov, perché ovviamente guardando in giro, sicuramente l'avete vista anche voi, ci sono tantissime persone che portano video, praticamente come ho fatto anche io, delle partite semplicemente andate bene o spezzoni di momenti belli e così via. Invece voglio iniziare a fare questi video in cui vediamo effettivamente Tarkov, partite brutte, partite belle, ma è sempre Tarkov, come praticamente facevo anche all'inizio, voglio riprendere a farlo adesso. Quindi mi è tornata voglia, vediamo se mi rimane la voglia di giocare a Tarkov e vabbè, vedremo. Non so come gestirò questi video, ma lo farò. Comunque vi ricordo che in descrizione c'è anche il link per il codice sconto del 5% su tutti i vostri server Gportal. E niente, niente. Poi tante altre cose, il Discord e tanta altra roba. Se vi interessa sapere che PC ho, andate giù in descrizione. Finalmente mi è arrivato anche tutto il case nuovo, raffreddato anche al liquido. Sono stato 2 settimane senza PC e praticamente in lavorazione da un anno. Però sono super mega extra contento. E che altro dire? 2 minuti di intro? C'è altro da dire? Non lo so. Però io voglio iniziare con Scav, perché così poi faccio PMC e in caso PMC è Luca, poi posso riprendere come Scav. Me lo voglio gestire così. Che mi pare facevo così agli inizi, non ricordo. Però andiamo su Custom alle 6:30 di mattina. Let's go. Madonna, sono partito che c'è già anche l'aereo. Allora, finché non ho un mirino. Allora. Ah sì, il ping lo vedrete alto perché ho sempre giocato in server americani e non voglio, diciamo, perdere l'abitudine e rimarrò a giocare nei server americani, a meno che non vedrò troppo desync. Allora. Sì, sicuramente avete notato, cioè spero si noti la differenza di qualità, perché questi video li voglio fare in 2K, voglio iniziare proprio a fare video generalmente in 2K per YouTube. E userò DaVinci, che non ho mai usato, quindi magari inizialmente i video saranno meno editati, un po' più strani o non so cosa, forse escono un po' più in ritardo perché devo capire bene come usarlo. E nulla, poi quando avrò capito. GG. Allora, io non li ammazzo gli scav, anche se magari qualcuno potrebbe avere cose che mi inculerei volentieri. E ciò sta. Però, dove dobbiamo andare? Non ho letto, Administration Gate. Ok. Per il paragolo share, military base. Tra l'altro vediamo se mi ricordo anche le uscite da scav. Poi sta roba che hanno messo che sembra di andare sulle saponette quando si fa ADAD. È un po' fastidioso, quindi ci farò sicuramente poi ercallo. Poi comunque datemi anche voi feedback dell'audio, perché io magari non riesco a capire bene su YouTube com'è, dalle vostre cuffie com'è e così via, quindi fatemelo sapere. Così almeno so se devo diminuire un po' quello della voce, aumentare un po' quello del gioco, o va bene così, insomma. Fatemelo sapere. Allora, faccia il PS. Ish. Ok, visto che non mi ricordo più un cazzo.
5-5. Il fatto che è full è tanta roba, però. Non ho. Buttiamo via il caricatore, ma prendiamo le proiettili. Vediamo anche con le nuove impostazioni audio che ho messo dal coso della Logitech di riuscire a sentire un po' meglio. Allora, diciamo che va di prenderlo. Sapete cosa mi va di prendere? Se ci fossero queste. Chiavina, yes. Chiavina, yes. Sarà il mio amico scavo, vero? Ci sa. E che fai? Te ne privi? Eh no. Eh no. Anche se non ho zaini. Sti cazzo. Ma 10 minuti. Andiamo a un fondo di là. Provo a passare da qui. Sì, dai. Qualche rimasuglio, qualche cadaverino, cosa che non sarebbe male, ma non grida. Per prendere spazio si rimette quello, via. Che ho fatto legno o qualcos'altro. Beh. Lo scopriremo morendo.
Ullala. Come è messa? Là là. Stonks. Porca trottola. Brutta testa di gazza. Aveva. Ah, questo foldato? Yes. Eh sì, che ce la faccio arrivare all'administration gate, se no è che c'avevo. Il 133, eh? Azz. Rimane lì, I'm sorry. Si pensa dopo alla questa. Adesso devo correre. Let's go. Poi fatemi anche sapere se vi piacciono questi video così adesso, no? Più altro anche ditemi se la qualità è effettivamente migliorata, poi vabbè, controllerò anch'io e vediamo un pochettino. Più che altro vediamo riesco a capire come renderizzare e montare, fare tutto quanto con un coso con Da Vinci. Stato fuori. Il Tarkov si è ripreso a mangiare gli oggetti. Damn! Incredibile che però non ho trovato cadaveri. A parte quell'ultimo scav player. Dentro, che c'è qui dentro.
Come si fa? Tez, come si fa? Oh, magari un elmetto interessante. E apri! Affanculo! Ah, mi sa che è quello da tipo un class armor, giusto? Buono così. Andiamo questo. Ok. Abbiamo ammazzato lo scav cattivo. Allora, tutte cose da vendere. Queste flash, granatine, no? Lo zainetto. Ok, siamo pronti per andare in battaglia con l'STM9. E boh, credo di avere i PST dentro che... Insomma, ecco che questi via perché non ho una pompa. Keycard non credo mi servirà perché non penso di avere tutto sto culo. E siamo a posto. Tanto, devo fare ancora questa. Quindi mi manca due scav e un pompa. Olè. Ho dimenticato di vedere se avevo delle Q. Sheesh. Vabbè. L'altro non mi ricordo nemmeno se hanno modificato qualche spawn. Da vendere, tutto da vendere. Che c'è qui dentro. E poi a pensarci bene, effettivamente le persone in questo momento sono tutte super girate, mentre io sono stronzo. E probabilmente lo potrei prendere in debuco molto velocemente e facilmente. Ho qualche... ok, c'ho i painkillerini...
botta di proiettili. Ho granatine, no? Ok. Mi aspetto il magico uomo che sta da qualche parte e mi aspetta. Visto che io effettivamente non ho bisogno di andare ai dorms per fare PvP, ho solo bisogno di pompa e scav. Ma a parte quello sparo silenziato, comunque quell'impatto di proiettile, non è di nessuno, non ho sentito nient'altro. Porca troia. Sono aperte le scommesse. Mi avranno visto di striscio? Meglio non scoprirlo. Sì, perché con i PST o faccio face shot o lo prendo dritto nel culo. I due so che sono andati di là, però dov'è che vogliono andare? Intercettarli in maniera smart.
miei occhi non sono abituati a Tarkov. No, sono quelli da carne pure questi. Che non so se effettivamente ho. Però in ogni caso è top per la quest. Amico mio. Via, no. CMS Tacticus.
Dai, vado nella parte dell'estrazione e vediamo che succede. Sono aperte le scommesse per come morirò. Sentito scavurlare, spari. In un server vuotino? Yalla, yalla. Oh, c'è anche la old gas aperta. Quello è buono, quello è buono, quello è buono. Ma davvero niente. E qui qualcuno ha sparato. Vabbè. Signor Scav, che mi combina? Che mi combina, signor Scav? Va bene. Buono signorini, quindi io niente, io spero che vi piaccia questo tipo di video sostanzialmente e soprattutto che anche la qualità visiva sia aumentata. Questi me li tengo perché poi sicuramente una run con quella roba lo voglio fare. E mostro un po' come effettivamente adesso, cioè come ho sempre giocato Tarkov e come è Tarkov nella mia testa, quindi... vai a giro se non trovi nessuno, non è che devi per forza ingaggiare, come appunto quei due non li ho ingaggiati. Poi vabbè, scavo non li ho trovati, però ho fatto il girettino, ho trovato il Salewa per la quest. Insomma, diciamo che le mie cosine le ho fatte, ho fatto vedere un po' come
come le foe, continuerò a fare così, diciamo, perché alla fine ti riempi lo zaino, vendi tutto e fai già i soldini che devi fare. Infatti vendo già tutto quanto alla mia amica terrapiattista, il secondo Salewa. Purtroppo non abbiamo completato la quest di Praporsky, signor Praporsky ha deciso di non farmi trovare gli scavi perché sono stato troppo cattivo. E l'intelligence? Lo si vendeva qualcuno a parte fence? No, flea market, se lui lo potrei tenere per vedere quanto viene nel flea quando semmai arriverò a livello del flea. Ma sì, dai, ci arriverò. Quindi, signorini, io vi invito a iscrivervi anche se non l'avete fatto, attivare la campanellina sgravata pazzurda, così rimanete aggiornati sempre su tutti i nuovi video che usciranno di questa fantasmagorica serie. Niente, fatemi sapere. È voluta che sia magari che non parlo sempre, perché voglio mostrare effettivamente Tarkov. Cioè, deve essere più Tarkov il suo gameplay a intrattenere più che me, ecco. Che la mia voce. Quindi, signorini, niente. Io spero vi sia piaciuto. Spero che vi interessi questo nuovo format, tra virgolette, e che inizierete questo viaggio insieme a me e rimarrete finché non mi verrà un infarto. Quindi, signorini, vi abbandono e niente, alla prossima. Ciao ciao!